La pace e la libertà nascono dal rispetto dei diritti. Parte da questa premessa la serata tenutasi giovedì 11 gennaio all'Hotel Carlton, organizzata dall'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Sabrina Pignedoli, a cui hanno preso parte l'avvocato Fabio Anselmo e in collegamento la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, in un dibattito moderato dal giornalista Stefano Cervo della Nuova Ferrara e introdotta dal consigliere comunale Tommaso Mantovani. Sabrina Pignedoli ha aperto l'incontro in una sala decisamente piena di pubblico. I diritti sono i diritti ovunque e sono i diritti delle persone che scappano dalle guerre e che quindi devono essere accolti, ma devono essere accolti in un certo modo, perché c'è anche il diritto della popolazione che sta sul territorio, chiaramente. C'è il diritto di queste persone alla pace, perché più i popoli stanno in pace, minori saranno le migrazioni. Dobbiamo considerare anche il diritto delle persone di vivere nel loro paese senza che una parte di stati, che sono soprattutto gli stati ricchi, vadano a rubare le loro risorse e quindi si trovino senza risorse e costretti poi chiaramente ad emigrare. Poi ampio spazio a Fabio Anselmo, il quale ha specificato di parlare come avvocato, mentre per il resto non scioglie la riserva. Hotspot, CPA, CAR, CAS, CPR... sono tutte sigle a sinistra che vogliono dire la stessa cosa, violazione dei diritti umani. Sono persone che vengono private della libertà personale sulla base di procedimenti amministrativi. È un orrore. È un orrore che è degno e compatibile soltanto con uno Stato antidemocratico e autoritario. È un cortocircuito del sistema già sanzionato dalla Corte Costituzionale nel 2001, del quale non solo l'attuale governo, perché non è questione solo l'attuale governo, ma del quale i governi europei, l'Europa intera, si fa beffa. Di CPR ha parlato anche la senatrice Ilaria Cucchi in collegamento. Dobbiamo ricordarci che parliamo di persone che arrivano nel nostro paese e affrontano dei viaggi difficilissimi, disperati, fuggono da guerre, dalla fame, dalla miseria e arrivano qui con la speranza di una vita migliore. Bene, molto spesso finiscono in questi centri di permanenza per il rimpatrio, che sono dei lager, li ha definiti Fabio, sono dei luoghi orribili, io li definisco dei non luoghi, dove i diritti sono sospesi. Ho parlato con ospiti che mi dicono che io stavo meglio in carcere, perché quantomeno c'erano delle regole. Loro non vivono, queste persone trascorrono 24 ore della loro giornata non facendo assolutamente nulla. E non comprendendo il motivo per il quale si trovano lì dentro. Diverse le domande poste dai presenti a Fabio Anselmo ed una dichiarazione finale su che cosa auspica per Ferrara. Non farsi accecare dalle luci dei grandi eventi. Perché sono, dice, non è tutto oro quel che luccica, sicuramente non sono oro. No. Luccicano solo, riempiono ma poi lasciano tutto vuoto e poi a verificare bene come vengono finanziate e quali costi in termini sociali, io dico, di privazioni di fondi necessari costano ai ferraresi questi grandi eventi.